ho visto solo i primi due episodi, quindi nei primi due episodi voi ci siete, non posso dire nient'altro perché so che insomma arriva il KGP, mi porta via, immagino a voi se vi riuscite con qualcosa. Mi sono chiesta, ma tranne noi tutti hanno visto le puntate, sì, di... Sì, vabbè, sì, ma infatti volevamo chiederti com'è LOL? Com'è andato LOL? Allora, è bellissimo, mi sono divertita tantissimo, però adesso basta fare le domande a me, che già prima mi avete messo in difficoltà, quindi... Quindi, mi sono chiesta, immagino che mantenere il segreto quando venite, insomma, selezionati per un programma come LOL sia una cosa enorme, però non crea un po' l'ansia da prestazione, non è non ridere secondo me, cioè c'è un'ansia da prestazione che è far ridere gli altri, cioè come avete vissuto questo banco di scuola enorme, perché può essere visto come un banco di scuola LOL? Un banco di scuola, ma devo dire che sì, è vero, c'era un doppio allenamento, perché non solo non devi ridere, allo stesso tempo devi fare ridere gli altri, quindi è un doppio esercizio, una contraddizione. Tu su cosa eri più concentrato? Ma io sono concentrato in questo momento con il quadro che c'è dietro Sonia, che quella è l'onda di Hokusai. Io ho a casa l'originale, la tua invece è una copia, immagino, giusto? La mia è una replica basilare proprio di quelle spicce. Questa, come dire, c'è una sorta di conflitto di interessi anche, certo, no? Quindi devi essere, che poi non devi essere neanche bravo a far ridere, devi essere, scusa il termine, coglione, perché se tu stai facendo ridere con una battuta, nessuno riderà mai, perché no, si capisce che è preparato. Quindi si ride soltanto se, o se succede un incidente, è un soltanto, e ne sono successi. Soltanto con lo spiazzamento puoi far ridere gli altri, spiazzamento. Però è difficile restare concentrati sul non ridere, cioè ti dimentichi che non puoi ridere, ma ti dimentichi anche che nel non ridere però puoi fare dell'altro. Invece sembravamo una stanza di 10 persone a cui avevano dato una brutta notizia, però sotto psicofarmaco, cioè, quindi, però non dovevi pensarci troppo, perché se effettivamente guardavi da fuori la stanza e lì ti saresti potuta da fuori trarre. Sembra un parco, un parco divertimenti, sì? Per imbecilli, sì, diciamo così, dove puoi entrare soltanto se sei se passi un test, se sei abbastanza scemo, esatto, puoi entrare. Scemo puoi entrare, esatto.